Prenderemo ora in esame i cinque stadi della cerimonia di iniziazione. La presenza rivelata, la visione veduta, l'applicazione della verga con effetti su corpi, centri e veicolo causale, il giuramento e la comunicazione del segreto e della parola. In questo video, in particolar modo, vedremo la rivelazione della presenza. Anticipiamo che queste fasi sono elencate secondo il loro ordine, il quale, si tenga presente, non è arbitrario, ma conduce l'iniziato di rivelazione in rivelazione fino allo stadio culminante in cui gli vengono confidati uno dei segreti ed una delle cinque parole di potere che gli aprono i vari piani con tutte le loro evoluzioni. Qui si vogliono soltanto indicare le cinque parti principali della cerimonia, ma lo studente ricordi che ognuna di queste cinque fasi è in sé una cerimonia completa e suscettibile di ulteriori suddivisioni. Elenchiamo ora le diverse fasi, esaminandole brevemente e ricordando che le parole limitano il vero significato. Partiamo appunto con la rivelazione della presenza. Negli ultimi periodi di ciclo di incarnazione, in cui l'uomo oscilla fra le pleiadi opposti e, discriminando, diviene consapevole della realtà e dell'irrealtà, nella sua mente si rende sempre più conto di essere un'esistenza immortale, un Dio eterno, una parte dell'infinito. Anche il legame fra l'uomo fisico e il reggitore interiore diviene sempre più chiaro fino alla grande rivelazione. Allora giunge un momento in cui si trova coscientemente faccia a faccia con il suo vero sé e sa di essere quel sé in realtà e non solo teoricamente. È cosciente del Dio interiore, ma non con l'udito o ascoltando la voce interiore che dirige o governa, chiamata voce della coscienza. Ora, il riconoscimento avviene con la vista e con la visione diretta. Ora non risponde soltanto a ciò che ode, ma anche a ciò che vede. È noto che nel bambino i primi sensi che si sviluppano sono l'udito, il tatto e la vista. Diviene consapevole del suono e volge la testa. Sente un oggetto e lo tocca. Infine vede coscientemente e per mezzo di questi tre sensi la personalità. Si coordina. Gusto e olfatto si sviluppano più tardi, ma si può vivere anche senza, e nel caso in cui difettino, l'uomo non ne è praticamente ostacolato nei suoi rapporti sul piano fisico. Sul sentiero dello sviluppo interiore e soggettivo, la sequenza è stessa, è identica. Udito, risposta alla voce della coscienza che guida, dirige e domina, comprende il periodo dell'evoluzione puramente normale. Tatto, risposta al dominio, alla vibrazione, il riconoscimento di ciò che esiste oltre l'unità umana separata sul piano fisico. Comprende il periodo del graduale sviluppo spirituale, il sentiero della prova e del discepolato, che abbiamo già visto, fino alla porta dell'iniziazione. Ad intervalli l'uomo prende contatto con ciò che gli è superiore, diviene consapevole del tocco del maestro, della vibrazione dell'ego e del gruppo egoico e per mezzo del senso del tatto si abitua a ciò che è interiore e sottile.
vista. Visione interiore prodotta dal processo iniziatico che tuttavia è solo il riconoscimento di una facoltà sempre presente, seppur ignorata. Come il bambino dagli occhi perfettamente normali e dalla vista chiara fin dalla nascita, ad un tratto riconosce ciò che vede. Così è nello sviluppo spirituale. Lo strumento della visione interiore è sempre esistito e ciò che può essere veduto è sempre presente, ma la maggioranza non lo riconosce ancora. Tale riconoscimento da parte dell'iniziato è il primo grande stadio della cerimonia e deve precedere tutti gli altri. Ciò che viene riconosciuto differisce alle varie iniziazioni e può essere sommariamente riassunto nel modo che segue. L'ego, riflesso della monade, è una triplicità come tutto in natura e riflette i tre aspetti della natura divina, così come la monade, su un piano superiore, riflette i tre aspetti volontà, amore e saggezza e intelligenza attiva dell'essenza divina. Perciò, alla prima iniziazione, l'iniziato diventa consapevole del terzo o inferiore aspetto dell'ego, l'intelligenza attiva. È messo di fronte alla manifestazione del grande angelo solare, Pitri, che è egli stesso, il sé reale. Superato ogni passato conflitto, egli sa che tale manifestazione di intelligenza è l'entità eterna che durante un lungo passato ha manifestato i propri poteri sul piano fisico attraverso le successive incarnazioni. Alla seconda iniziazione, questa grande presenza è veduta come una dualità e un altro aspetto risplende dinanzi all'iniziato. Egli diviene consapevole del fatto che la vita radiante con la quale egli si identifica non è soltanto intelligenza in atto, ma fondamentalmente anche amore e saggezza. Egli fonde la propria coscienza con questa vita e visionifica affinché, per mezzo del sé personale, quella vita si possa manifestare sul piano fisico come amore intelligente. Alla terza iniziazione, l'ego sta dinanzi all'iniziato come triplicità perfetta. Il sé non è conosciuto solo quale amore attivo ed intelligente, ma si rivela anche come fondamentale volontà o proposito con la quale l'uomo immediatamente si identifica. Egli sa che d'ora in poi i tre mondi non saranno per lui nulla se non un campo di servizio attivo, compiuto con amore, per attuare un proposito che per lunga età è rimasto celato nel cuore del sé. Ora quel proposito gli si è rivelato ed egli può cooperare con intelligenza alla sua attuazione. Queste profonde rivelazioni appaiono all'iniziato in tre modi. Il primo, come un essere angelico radioso, che l'occhio interiore vede con la medesima esattezza di visione e di giudizio con cui si vede chi ci sta di fronte. Il grande angelo solare che incarna l'uomo reale e ne è l'espressione sul piano della mente superiore è letteralmente il divino antenato, l'osservatore che durante lunghi cicli di incarnazione si è con sacrificio immerso nella forma affinché l'uomo potesse essere. Secondo, come una sfera di fuoco radiante, collegata con l'iniziato che le sta di fronte per mezzo del magnetico filo di fuoco che attraversa tutti i corpi e termina nel centro del cervello fisico.
Questo filo d'argento, come è chiamato poco accuratamente nella Bibbia, dove se ne descrive il distacco dal corpo fisico e il conseguente ritiro, emana dal centro del cuore dell'angelo solare, collegando così cuore e cervello, la grande dualità che in questo sistema solare manifesta amore ed intelligenza. Questa sfera di fuoco è inoltre collegata con molte altre che appartengono allo stesso gruppo e raggio, dimostrando letteralmente il fatto che nei piani superiori tutto è uno. Unica vita pulsa e circola attraverso tutto per mezzo di fili di fuoco. Questa è la parte della rivelazione che avviene dinanzi alla presenza, quando gli occhi sono aperti in senso occulto. Terzo, come un loto a 9 petali, disposto in 3 cerchi attorno ad un centro formato di 3 petali chiusi, a proteggere quello che nei testi orientali è detto il gioiello nel loto. Questo loto è di rara bellezza, pulsante di vita e radioso di tutti i colori dell'arcobaleno, e alle prime 3 iniziazioni i 3 cerchi di petali si rivelano secondo il proprio ordine, fino a che alla 4ª l'iniziato ha una rivelazione ancora più vasta e apprende il segreto di ciò che dimora nel bocciolo centrale. A questo riguardo la 3ª iniziazione differisce leggermente dalle altre 2, poiché mediante il potere di uno ierofante ancora più elevato del bodhisattva, l'iniziato viene per la prima volta in contatto con il fuoco elettrico del puro spirito latente nel cuore del loto. In tutte queste espressioni, angelo solare, sfera di fuoco, loto, si cela un aspetto del mistero centrale della vita umana che si paleserà solo a chi ha occhi per vedere. Il significato mistico di queste frasi pittoriche sarà solo una trappola e causa di incredulità per chi cerchi di materializzarle indebitamente. In queste parole è racchiuso il concetto di un'esistenza immortale, di un'entità divina, di un grande centro di energia ardente e del pieno fiorire dell'evoluzione. In tal senso devono essere considerate. Alla 4ª iniziazione il candidato è condotto alla presenza dell'aspetto di se stesso chiamato Padre nei cieli. Si trova al cospetto della propria monade, la pura essenza spirituale al più alto livello, che sta all'ego come questi sta alla personalità. Tramite l'ego, questa monade si è manifestata sul piano mentale in modo triplice, ma ora tutti gli aspetti della mente, quali noi li comprendiamo, sono assenti. L'angelo solare con il quale era in contatto si è ritirato e la sua forma, ovvero il corpo causale o egoico, non esiste più. Ora non rimane che amore e saggezza e la volontà dinamica che è la caratteristica essenziale dello spirito. Il sé inferiore ha servito i propositi dell'ego ed è stato abbandonato. L'ego ha servito i propositi della monade e non è più necessario. L'iniziato, privo di entrambi, è completamente libero ed è in grado di mettersi in contatto con la monade come prima ha imparato a farlo con l'ego. Per gli ulteriori suoi ritorni nei 3 mondi, egli sarà governato solo da volontà e proposito auto-iniziati e si creerà il proprio corpo di manifestazione scegliendo, entro i limiti karmici, il momento opportuno. Il karma in questo caso è planetario e non più personale. A questa 4ª iniziazione si prende contatto con l'aspetto amore della monade e alla 5ª con l'aspetto volontà. In tal modo tutti i contatti sono stati stabiliti
si può rispondere a tutte le vibrazioni necessarie e si dominano i cinque piani dell'evoluzione umana. Inoltre, è alla terza, quarta e quinta iniziazione che l'iniziato diviene consapevole di quella presenza che include anche l'entità spirituale che è la sua monade. Egli vede la sua monade tutt'una con il logos planetario. Attraverso il canale della propria monade, egli vede gli identici aspetti che essa incorpora su scala più vasta e ciò rivela il logos planetario che anima tutte le monadi del suo raggio. È del tutto impossibile esprimere questa verità a parole. Essa concerne il rapporto del punto di fuoco elettrico che è la monade con la stella cinque punte, che rivela all'iniziato la presenza del logos planetario. Ma ciò è praticamente incomprensibile all'uomo di medio sviluppo per il quale è scritto questo libro. Alla sesta iniziazione, l'iniziato, che opera coscientemente quale aspetto amore della monade, giunge, attraverso il padre, ad un riconoscimento ancora più vasto e diviene consapevole della stella che comprende la sua stella planetaria, proprio come prima ha visto quest'ultima contenere la sua piccola scintilla. Così stabilisce un contatto cosciente con il logos solare e realizza entro di sé l'unità di tutta la vita, di tutta la manifestazione. Tale riconoscimento viene ampliato alla settima iniziazione e per il Buddha liberato questi due aspetti della vita una diventano realtà. Così, con una graduale serie di gradini, l'iniziato viene a trovarsi faccia a faccia con la verità e con l'esistenza. Agli studiosi che vi riflettano sarà evidente perché la rivelazione della presenza debba precedere ogni altra. Nella mente dell'iniziato essa produce le seguenti realizzazioni fondamentali. La sua fede, nutrita per millenni, viene giustificata e speranza e fede si fondono nella realtà autoaccertata. La fede si trasforma in visione ed ora egli vede e conosce le cose che prima erano invisibili. Non può più dubitare, poiché grazie ai propri sforzi è divenuto un conoscitore. La sua unità con i suoi fratelli è un fatto provato ed egli è cosciente dell'indissolubile legame che lo unisce a tutti gli uomini. La fratellanza non è più teoria. È una realtà scientifica dimostrata, non più discutibile di quanto lo sia la separazione degli uomini sul piano fisico. L'immortalità dell'anima e la realtà dei mondi invisibili sono dimostrate ed accertate. Mentre prima dell'iniziazione questa fede era basata su fugaci e transitorie visioni e su salde convinzioni interiori, risultato del ragionamento logico e del graduale sviluppo dell'intuizione, ora è fondata sulla visione e sul riconoscimento indiscutibile della propria natura immortale. L'iniziato comprende il significato e la sorgente dell'energia e può cominciare ad usare il potere dirigendolo con precisione scientifica. Ora egli sa dove l'attinge e ha avuto la rapida visione delle riserve di energia disponibili. Prima ne conosceva l'esistenza e ne faceva un uso cieco, talvolta errato. Ora la vede guidato da una mente aperta e può cooperare intelligentemente con le forze della natura. Così, in molti modi, la rivelazione della presenza produce precisi effetti sull'iniziato e perciò la gerarchia ritiene necessario che essa preceda ogni altra rivelazione.